adesso dobbiamo, dobbiamo mostrare un documento leggermente datato, però è la storia fondante di un movimento. Ce lo vogliamo far vedere? Sì. Allora Stefania adesso ce lo mostra. Qua c'è lo statuto dell'associazione culturale Diamond Dogs e in effetti sfogliando adesso, guarda, fa una tenerezza incredibile, perché se tu ti vai a leggere gli intenti di questi giovanissimi ragazzi è veramente una cosa commovente. Pensa che loro intendevano, aspetta, mi devo mettere gli occhiali perché non vedo nulla, aspetta un attimo. I giorni passano, non gli anni, sono i giorni che passano. Allora, pensa a questi ragazzi che intendevano fare, direi che trattavano in un contribuire allo sviluppo di forme culturali contemporanee e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, favorire l'estensione di attività culturali e ricreative e di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche, avanzare proposte agli enti partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, comitato di quartiere, di circoscrizione, per un'adeguata programmazione culturale sul territorio, organizzare iniziative, servizi e attività culturali, turistiche e ricreative atte a soddisfare l'esigenza di conoscenza, di svago, di riposo dei soci. Posso aggiungere una cosa? Allora, se vi fate un piacere enorme, se inquadrate il manifesto all'ingresso, Support the Miners, guarda, è eccezionale, chi ha visto Pride capisce quanto veramente ancora è attuale. Cioè Pride ha avuto un successo pubblico incredibile, racconta la storia di minatori, vabbè. Guardate il Diamond Dogs che cosa faceva, cioè il manifesto del supporto di minatori, eccezionale. Senz'altro, Stefania, ti chiedevamo anche questo, il taglio sociale che si è dato a tutta l'operazione. Ma è l'operazione questa di questa mostra o l'operazione di oggi, senti, io non riuscirò mai a rendere l'idea di quello che intendeva fare Salvio. So che sicuramente lui era interessato, cioè andava celebrato il Diamond Dogs perché è stato un momento proprio culturale nella città, hai capito? Proprio ha raccolto tutti i creativi dell'epoca, alternativi, una parola bruttissima, però veramente gli spiriti liberi migliori. Se vi leggete gli articoli scritti sul catalogo da Caramello, sì, credo che non ci sia altro da aggiungere, veramente una testimonianza incredibile. Parliamo un po' di Salvio, dai, ricordo di Salvio. Quanto tempo c'ho? Ma una vita. Allora ascolta un attimo. Allora ti mando io. Devo leggere il messaggio che mi ha mandato un amico, che è veramente incredibile. Do qualche secondo, però me lo dovete concedere. Come no? Cioè gli amici le dicono troppo bene le cose. Io sono stata troppo vicino. Un attimo super. Sì. Tanto puoi tagliare. Tutto in diretta, tutto live. Dai, aspetta. Bello sto telefono. Questo è stato uno degli ultimi regali che mi ha fatto Salvio. Ecco. Allora, forse è troppo lungo, però... Vabbè, dai, leggi, ci teniamo molto. Sì. Questo me l'ha mandato Luca Cangemi. Dunque, come una fucina, la piccola stanza di Salvio, l'incudine era rappresentata da un tavolo, adattato a scrivania, su di esse libri aperti e su tutti troneggiava alto e consunto il dizionario di lingua italiana, dall'aria stanca, ma fiero di essere spesso chiamato a consulto per ricordare e chiarire il senso delle parole. Addossati al muro, sui ripiani, per terra ed un po' ovunque, gli strumenti di lavoro, i libri, fonte inesauribile per chi ha sete di conoscenza di sé e del mondo, l'occhio psichedelico, era proprio il terzo occhio, quello della coscienza che si deve aprire. I libri, conoscenza di sé e del mondo, nella luce soffusa della stanza, così come ancora oggi, nella stanza della mia memoria, si illuminano i libri della Beat Generation, Ginsberg, Kerouac, soprattutto Barnes. Si illuminano i libri di politica, Antonio Gramsci, Lev Trotsky, ma anche del Campana Paleopotica, come anche i manifesti storici della Seconda Internazionale e della proclamazione del 1° maggio, come giornata dei lavoratori di tutto il mondo, sino agli scritti della più recente rivoluzione cubana di Che Guevara e Castro. Si illuminano i libri del romanticismo francese, dei poeti maledetti, Verlaine, Baudelaire, I fiori del mare. Cioè guarda, questo ragazzo ha 17 anni, hai capito? Era proprio... Aspetta, ti salta una nuova parte e poi gli dice, a un certo punto quando scopre il Diamond Dogs, allora, ma soprattutto tra gli artisti più completi e poetici, David Bowie. Questa era la cucina di Salvio, il cui fuoco vivo delle idee e dei sogni si avviluppavano e danzavano come fiamme e scaldavano lo spirito. Qui prendeva forma e sostanza il Diamond Dogs, un luogo che potesse accogliere
raccogliere i figli giovani e ribelli di una metropoli millenaria sempre in fervento, come il magma incandescente delle viscere del Vesuvio, un luogo dove opporsi, scusa, ho perso la parte migliore, aspetta un attimo, un luogo che non poteva avere altro nome che quello dell'LP di David Bowie del 74, sintesi perfetta per il mio amico sognatore. Ma dunque questo luogo, anno domini 1982, primavera calda, mentre tutti noi eravamo intenti a farci nutrire dai raggi del sole, una voce tuna impazzita di gioia, l'ho trovato, e il ventre di Napoli generosamente ci accolse tutti quanti noi, e la nostra anima vibrò come non mai. Con Salvo. Chiudiamo dicendo che noi siamo con Salvio e Salvio continuerà ad essere sempre con noi. Grazie, grazie Stefania. Grazie a te, grazie a voi. 1967, facciamo un attimino un passaggio all'indietro, Jimi Hendrix arrivò in Italia con due tappe, al Teatro Bergaccio a Roma e poi andò a Milano. Cosa succede? Che quegli anni sono così determinanti per la psichiatria che poi ritornarono anche negli anni 80. Alle nostre spalle abbiamo un esempio di psichedelia, diciamo la tarda, e qui c'è il Corino che ci illustra il perché. Ah, perché il perché della psichedelia? È difficile, psichedelia è difficilissimo, comunque noi ci tentiamo. Era un percorso legato alla musicalità, alle cose che si ricordavano, alle cose che tornavano. Enzo Pannuto, Enzo, iconografia e simbolismo. Iconografia e simbolismo, certamente, perché si intrecciano due elementi, cioè l'immagine che parte ovviamente dall'archetipo della figurazione, che in questo caso però trovando una linea, trova una linea di trasformazione attraverso un metodo che possiamo definire tranquillamente surrealista, senza dover necessariamente etichettare. Surrealista perché sul piano dell'impronta c'è una costruzione di tipo automatico, quindi attraverso il cosiddetto metodo automatismo psichico, genera attraverso il caos la necessità e la volontà di produrre delle forme che però si riconfigurano attraverso un immaginario che non è realistico ma appunto attraversato sul piano del racconto e quindi è inventato, quindi è un territorio di narrazione, una narrazione traslata, quindi surrealista. L'immagine c'è ma si riconfigura e quindi si riconquista un nuovo territorio di narrazione. Enzo, la scelta di mettere a parete queste due opere? Queste due opere in particolare perché in qualche maniera testimoniano innanzitutto gli anni del Diamond Dogs, quindi gli anni 80. Estrapolate naturalmente da un carriere piuttosto ampio di lavoro che è successivo al graffitismo dell'inizio degli anni 80, che è poi tipico di quegli anni, e che quindi in maniera si propongono come due elementi liberi, quindi senza titolo proprio per questo, ma che si iscrivono tranquillamente quindi in quella struttura, in quel ciclo di anni che rappresentano quegli anni, cioè la metà degli anni 80. Grazie, grazie a Enzo. Grazie a voi. Michelangelo, contestualizzare l'opera. Allora, stiamo parlando di questo famosissimo locale che negli anni 80 è stato un punto di riferimento di molte generazioni, ma anche di molti artisti, musicisti e anche molti artisti politici, perché era un locale dove oltre alla musica si parlava anche di problemi culturali e politici. Viviamo in una Napoli post-industriale, post-industriale. In questo locale si alternavano anche DJ, musicisti che portavano novità musicali internazionali, diciamo è la globalizzazione musicale. Questo pezzo nasce e contestualizzato in una di quelle serate a tema dove si parlava della musica del popolo. E quindi fumo invitati a presentare anche delle opere, perché potevano vedere presentando questa opera. Opera dell'85, ero giovanissimo all'epoca, quindi mi si piaceva la musica e poi mi piaceva la cultura americana degli anni 80, 90,
quindi nasce questa interpretazione un po' partenopea del Michelangelo, è diciamo il post terremoto visto con i tuoi occhi. Sì, Vesuvio è una serie che anche in quel momento, dopo appunto una città devastata da tanti problemi, questa è posto, cioè, il Vesuvio come elemento di riferimento, il nostro Dio, il nostro padre, è una visione molto colorata perché il vedo della situazione critica di Romano, del periodo proprio politico, non culturalmente, musicalmente, ma benissimo, mi porta a questa visione di questo Vesuvio che primeggia con questa spirale impopolata o, se vogliamo, impossibile. Che potrebbe aver dato anche la primogenitura alla chiocciola di internet, se vogliamo. Se vogliamo, è perché, e questa è la nostra importanza, perché non voleva, certamente, siamo proprio passati da un'era analogica all'era digitale o all'era multimediale, e quindi potrebbe essere anche questo un primo segnale. Grazie, grazie Michelangelo. Dai crittogramma giapponesi al simbolismo visto con gli occhi di Lucia Gangheri. Bene, allora, tutto questo lavoro nasce da questa relazione tra immagine, taglio video, influenze che avete con la tecnologia, con il computer, con la grafica computerizzata. E poi, diciamo, passare il tempo, cosa niente tanto, ovviamente, questi simboli si sono evoluti e sono poi diventati quelli che poi sono i gioielli che ancora oggi, insomma, realizzo. E diciamo, in questo periodo io ho lavorato spesso, ho collaborato con Sabina Albano, diciamo, insieme delle strade, infatti alcune di queste strade che ho come fondo fondale, diciamo, i miei lavori. E ancora, sempre in questi anni, negli anni 80, c'è stato un momento particolare, c'è stato Città senza confine, se ti ricordi, sì. Era una ricognizione generale diciamo della cultura del momento e di tutti gli artisti napoletani, però che si relazionavano al momento anche con i grafitisti newyorkesi, con la pittura francese. E quella firma, cioè un'operazione molto interessante che viene addirittura ancora prima di evacuare Napoli. Sì. Tra l'altro io non solo ero presente come artista, ma ero anche presente in qualità, cioè coordinavo un po' tutti gli artisti, insomma avevo un po' collaborato alla progettazione del cadavere. Va bene, insomma, comunque alla fine tutto questo lavoro che io oggi vedo ancora un po' fresco, attualissimo e soprattutto durante tutto il mio percorso, partendo da qui, passando per l'India, poi per le tracce dei miei piedi, delle mie orme, da qualche anno io sono ritornata a questo lavoro perché lo ritengo molto forte, molto, molto contemporaneo, molto attuale. Ovviamente le tecniche sono cambiate, per esempio Rane Microchip è una delle ultime mostre personali che non si è mai visto, come no, di grande successo e di grande respiro, esatto. Ci tengo a rimarcare. Grazie. Vero, vero, vero. Entriamo un attimino nei particolari. Ok, allora, perché il materiale, lo sapete, il materiale, sì, allora, tela di plastica, questa è una plastica, materiale plastico, e tutto questo io lo realizzavo con lo scotch, con il nastro adesivo. Nastro adesivo, parliamo di scotch. E questi, vabbè, questi sono quelli là, diciamo, quelli più semplici, poi c'erano all'epoca alcuni invece che erano tutti luminosi, no? E lì, vabbè, poi mi sono sbizzarrita sui fronti di loro, quindi nero, quindi tiravo fuori queste immagini che poi venivano da questi tagli video, diciamo che Lucia Gangheri è stata anche un po' la primogenitura di un movimento che poi a Napoli ha dato splendore ad una serie di eventi successivi che poi hanno caratterizzato appunto quegli anni, gli anni 80. Grazie a Lucia Gangheri. Ok, grazie a te. Gigi Caramiello, Gigi, ma questi anni 80 sono da cestinare o sono da evidenziare?
Ma sicuramente non solo da Cestina, sono una parte importante della storia del secondo dopoguerra italiano, ma una mondiale. Poi dipende ovviamente dal rapporto che ognuno di noi ha avuto con quegli anni. In genere uno tende ad avere nostalgia degli anni in cui era nel fulgore della giovinezza, quindi io personalmente ho un ricordo bello degli anni 80, mi sono accadute cose interessanti, sono anni che hanno contribuito alla mia formazione. Vero, ma questi anni 80 hanno contribuito alla crescita culturale dei giovani, che oggi non sono più tanto giovani, ma comunque mantengono quel senso di gioventù, di giovinezza. Io tendo a pensare che gli anni 80 sono state la parte dolce degli anni 70. Cioè, gli anni 70 sono stati un momento di creatività e di esplosione espressiva molto forte e intensa, però con caratteristiche talvolta anche di dirompenza radicale, di virulenza. Gli anni 80 hanno preso questa eredità creativa, espressiva, nei settori più diversi, la musica, la letteratura, e l'hanno messa in forma, l'hanno modellata in un senso più accettabile, più plausibile, l'hanno resa easy. Quindi secondo me... Easy con la S finale. Facile, è fruibile. Hanno reso la virulenza degli anni 70 qualcosa di fruibile con piacere, con piacevolezza. Alcuni li hanno ritenuti gli anni del riflusso, io li ritengo invece anni di importante socievolezza. Grazie Gigi Caramillo. Grazie a voi. La fotografia negli anni 80, come considerarla? Allora, la fotografia negli anni 80 aveva un diverso risvolto rispetto alla fotografia degli anni 70, in quanto tecnologie che incominciavano ad apparire appunto come le tecnologie elettroniche, per cui la fotografia voleva diventare un abbinamento a quello che era il video, appunto un elemento elettronico, e quindi da questo ricavarne un'immagine completamente diversa. Bianco e nero negli anni 80 aveva un significato? Bianco e nero negli anni 80 aveva un significato abbastanza concentrato, abbastanza cupo. Sì. Il fatto è che invece negli anni 80, appunto con pellicole appunto come la Ilford piuttosto che l'Ektachrome eccetera, quindi con l'avvento del colore, questo bianco e nero poteva avere un risvolto diverso a quello che poteva essere poi appunto il colore, quindi dare una completa connotazione alla... Quindi faceva un po' da contraltare esatto, a quelli che poi esatto. Sarebbero diventati i colori entusiasmanti che noi abbiamo avuto negli anni 80, perfetto. Grazie. Dal 9 al 14 gennaio 1985 gli Animals Dogs erano di sostegno allo sciopero dei viatori inglesi, quindi in tempi non sospetti vediamo il taglio sociale che veniva dato da questa associazione meritoria per quanto riguarda il contesto tutto. È con noi il professor Francesco Sarace. Devo dire che l'associazione di Amandolz nasce nel 1984 ispirata al volume di Orwell, no? E in mostra è presente un manifesto che è l'estratto da alcune pagine del libro. L'impegno politico poi è provato da questo manifesto, perché già nel gennaio 1985 loro fanno un manifesto, l'associazione fa un manifesto a sostenere, affiancare lo sciopero dei minatori inglesi, evidentemente mal pagati, con troppo orario di lavoro, le solite cose che i minatori hanno subito per alcune centinaia di anni. È interessante due cose del manifesto. Grande semplicità della grafica prima di tutto, però che c'ha una struttura direi quasi architettonica, il fatto di una divisione in tre parti del manifesto, la parte centrale con un'alternanza di buoni e cattivi si potrebbe dire, scuro e chiaro, e voglio segnalare che il comitato
a sede, il comitato di questa organizzazione a sede, a Vicolazzi 5, nella parte bassa. Vicolazzi è al Cavone e quindi non si può non pensare allo straordinario personaggio che vi abitava in quell'epoca, che era il grande editore Riccardo Ricciardi, uno dei più grandi editori non solo napoletani, ma addirittura italiani sicuramente, che con l'aiuto ha pubblicato centinaia di libri, anche con l'aiuto di una banca milanese. Francesco, gli anni Ottanta furono caratterizzati dai colori, noi invece vediamo questo manifesto in bianco e nero e poi il taglio della grafica, è un taglio fumettistico. Soprattutto vorrei dire, nella parte alta, se si può prendere proprio un dettaglio, vedete? Abbastanza importante, quella di ridurre all'essenziale in effetti, per renderlo più comprensibile, sia il disegno che i caratteri. Grazie, grazie al professor Starace. Parlavamo degli anni Ottanta, gli anni Ottanta che hanno dato vari movimenti in Europa, in Italia e alla città di Napoli. Un movimento, chiamiamolo così, molti lo chiamano un'associazione culturale, altri invece dicono solamente Diamond Rocks. Parliamo appunto degli anni Ottanta a Napoli. Lo spessore di questo movimento, di questa associazione a livello di taglio sociale. Il taglio sociale era implicito proprio nella se lo legge anche nello statuto del Diamond Rocks, era l'84, erano gli anni di più, c'erano stati dal 78 all'84 in particolare, quindi ci fu anche la morte di Moro, se ti ricordi, poi da lì a poco ci fu anche l'omicidio Siani, quindi c'è Camorra, il terrorismo e lo Stato cominciò a mettere anche, diciamo, a usare il pugno forte contro giovani che all'epoca negli anni 70 si erano anche ben rivoltati. Peccato che non lo fanno ancora oggi. Quindi quegli anni là furono anni dove tutte le menti creative, le menti degli anni 70 che avevano creduto in un mondo diverso, a un certo punto si erano state completamente tagliate fuori da quello che era la vita sociale e l'avevamo riorganizzato. Avevamo pensato questo mondo a modo nostro. Quelli del Diamond Rocks avevano trovato un luogo detto alla napoletana, un cesso che non era mai più stato utilizzabile, perché erano, bisogna dire, il Diamond Rocks erano le caverne di tufo, vecchi ricoveri, ma erano dove la Napoli si è creata, quindi erano le caverne, era proprio una caverna a tutti gli effetti. Erano gli anni che all'estero, Berlino, Londra, il punk, il new wave, maggiormente il punk berlinese. Noi avevamo voglia di fuggire tutti quanti, tutti avevamo questa voglia di evadere, di crearci un mondo migliore, di illuderci che non era quella la nostra vita. Molti non lo sanno, Napoli negli anni 80 era invivibile. L'Italia era invivibile, ma Napoli in particolare erano i primi 4 anni dopo il terremoto, era una città distrutta. È una città piena di impalcature, di strade interrotte, di palazzi pericolanti. Non c'era lavoro, non c'era futuro, non c'era niente. Noi chiaramente non ci mettemmo d'accordo, ma automaticamente ci venne questa voglia di ribellarci. E nacquero tanti locali, la musica dal vivo, non a caso il Diamond Rocks era catalizzante ed era differente da tutti gli altri locali, perché si faceva pittura, body art, video, si sperimentavano le prime operazioni video, Lucia Gangheri e Lorenzo Palumbo cominciano a portare esperienze differenti della pittura. C'è anche da ricordarsi una cosa importante: in quegli anni era per assurdo la città più martorizzata d'Italia dopo il terremoto, però era molto attiva culturalmente, tanto che Lucio Amelio, Morra, Boys, Moro,
lo strumento Trisoglio, si respirava per assurdo un'area internazionale, dove però noi comunque eravamo sì, i proletari uniti, che però non potevano accedere a questa cultura ricca, a questa cultura che era della borghesia napoletana, ben inquadrata in un progetto di rinascita dove si escludevano elementi eccessi di questa città. Vediamo dopo se ha caratterizzato questo. Un'ultima battuta per chiudere. Erano anni dove la giunta di sinistra faceva da padrona. Noi abbiamo avuto Maurizio Valenzi e poi avevamo Antonio Carpino con i socialisti, quindi una giunta che era assolutamente a sinistra. Tu hai accennato un attimino ai salottini di sinistra, ai cosiddetti radical chic già all'epoca, che mantenevano una situazione in piedi, frenando, creando una barriera verso, allora si chiamava così, contro, verso il proletariato. I giovani degli anni 80, a differenza di quelli degli anni 60, che comunque fecero il movimento studentesco, cosa facevano? Come reagivano a questo? Reagiva proprio in questi termini, la divisione, voglio dire, da lì, la cosa straordinaria, la cosa interessante sociologicamente è che la reazione fu molto determinata da parte nostra. Ci organizziamo i nostri locali, il nostro linguaggio, il nostro modo di essere, e non a caso molti dei ragazzi di Amundose oggi sono scrittori, avvocati, professionisti, artisti, e operano nel settore delle arti. Molti, non io, molti si sono allineati a quella che era la linea, che è tuttora la linea della cultura ufficiale. Molti sono rimasti molto legati a questa nostra cultura underground, non a caso, voglio dire. Potrai vedere, se vai a fare un'indagine, potrai vedere dei nomi sono rimasti tali, altri sono completamente scomparsi. Sì, sì, nell'oblio di solito vanno i migliori, potremmo dire anche noi lo stesso. È la posto di largo sentenza. Grazie.